alle ore 10, 22, e invece iniziamo alle 21:55. Allora, io, come ormai avete potuto sperimentare, sono di poche parole, non riesco a dilungarmi, vado semplicemente al punto direttamente. Due parole però mi tocca dirle. Nella mia famiglia, intesa come madre, padre, mio padre è stato emigrante. Poi si è all'allargo, mio nonno è stato emigrante. Poi si allarga ancora, mio bisnonno è stato emigrante. Poi si allargo invece come contesto cittadino, i miei nonni generali sono stati emigranti. Oggi invece vediamo l'immigrazione. Allora, eravamo pronti ad essere emigranti, non siamo pronti per essere un popolo di immigrazione. O per meglio dire, guarda caso, sta succedendo un fatto strano, da una parte arrivano nuovi arrivi e dall'altra parte i nostri giovani concittadini sono costretti ad emigrare, quindi abbiamo un problema in più. In fisica dovrei citare il principio di continuità, tanto entra e tanto esce, ma in questo caso non vale. Il problema che tocchiamo questa sera è un problema piuttosto serio, l'immigrazione. A me verrebbe da dire soltanto questo, parliamo soltanto di immigrazione e poi strada facendo ci renderemo meglio conto di quello che sarà. Iniziamo. I used to live here. Scusa, non parlo inglese. Ti parli francese? Oui, un peu. C'était la maison de ma grand-mère. Mia nonna. Ah, tu as vécu ici? J'étais petit. Vivo qua. Anche tu sei dislocato? Sì, anche io sono dislocato. Come ti chiami? Nick, e tu? Mi chiamo Sheriff. Ciao. Ciao. We left for different reasons. But the cause is always the same. Oppression. And now these emptied homes are filling with the dispossessed of the earth. The dislocated, as we once were. Perhaps the are. Why do I want to talk about this? Why do I want to write about this? Because in his story, I see my own. Why did you leave your home? Why? Adventure.
filled with memories. What's wrong with me? I came back to remember something, and I can't remember why I came. Everyone is gone, migrated, gone. Sharif left his home at the age of 16 to try to find a new life. Instead, he found war, exile, and forced migration. There were thousands forced from their homes as Libya was bombarded by American and European military might. Every year, thousands die on this unforgiving sea. This Red Sea, this Mare Rosso. Filled with blood. Viaggio per la Libia, siamo arrivati in una città chiamata Dirko. La vita lì è veramente difficile. Per cucinare, infatti, abbiamo dovuto bruciare i bidoni di plastica per l'acqua raccolti in Agadez. Dovevamo attraversare il deserto a piedi, risalendo dune di sabbia per chilometri e chilometri. Nel deserto, se vieni il giorno, dici che non verrà mai la notte. Se viene la notte, dici che non verrà mai il giorno. Faceva caldissimo. Se viene il freddo, si muore. Quando je suis arrivé en Libye, je travaille pour un mois. Mais à Tripoli, le bombardement avait déjà pris de l'ampleur. Dès que la guerre a commencé, totalement down, des explosions, des bombes se faisaient toujours entendre. Un giorno, quando è caduta una bomba, sono morte molte persone. Poi è arrivata una macchina che li raccoglieva come se raccogliesse spazzatura. Li hanno presi, li hanno messi su una macchina tipo camion e li hanno portati nel deserto per buttarli là. Alcuni amici mi dicevano di ritornare in Senegal perché in Libia non si poteva più stare. Ma era troppo tardi. Gli aerei non partivano più, era tutto bloccato. L'unica strada per uscire era il mare. Il mare? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes sur le bateau? Plus de 400 persone. Tutte ensemble? Tutte ensemble, les unes sur les autres, d'autres sur le toit et d'autres dans la suite du bateau. Dopo poco la barca ha iniziato a imbarcare acqua. L'unica cosa che potevamo fare era quella di ritornare in Libia. Nous sommes retournés en Libye en entendant toujours les explosions des bombes. La décision, j'ai pris ma décision, celle de repartir, je veux sortir de la Libye. Même si cela me coûtera la vie. 260 persone hanno ripreso a viaggiare nel mare. Ci hanno detto che se viaggiamo velocemente tutta la notte possiamo arrivare all'alba a Lampedusa. Ma è l'erreur ancora dans les eaux internationaux, mer rouge. Did you see a helicopter? Sì, e tutti pensavamo di essere salvi. Ma l'elicottero n'était pas par la garde côté italienne, il était libyen. Nous avons passé 14 jours dans mer rouge. La gente cominciava ad avere fame e sete. Era iniziata la sofferenza. Dove ero seduto c'era un vecchio che poteva essere anche mio padre. Ad un certo punto si è tuffato in mare, vedendo che tanti si bagnavano gettandosi dalla barca per il caldo. Poi non è riuscito più a risalire e io ho urlato per salvarlo, ho gridato. Nessuno l'ha aiutato. No, è morto affogando là dentro e io ho pianto quel giorno.
Il giorno che sono stato più felice è stato quando ho visto due barche che ci venivano incontro per aiutarci. Poi ho visto la bandiera italiana. Ero felicissimo, una gioia, perché sapevo di essere salvo. Quando ho avuto i documenti, ho iniziato a lavorare con una borsa lavoro in una pasticceria, sempre qua in Italia, a Caulonia. Con il Recosol sono riuscito a lavorare aiutando i rifugiati a integrarsi. Sono felice per questo, perché se uno scappa dalla guerra del Pakistan, Afghanistan o Nigeria, che parla francese o inglese o altre lingue, facendo io il mediatore culturale, posso aiutarli nei loro bisogni. Realizzare un murales è stata una bella esperienza e difficile allo stesso tempo. Ho aiutato Emilio seguendolo anche nel suo studio, dove fa tatuaggi e altre opere. Che rapporto hai con i calabresi? Qui in Calabria è come per il resto del mondo, ci sono buoni e cattivi. Uno che non conosci non puoi dire che sia cattivo. Tu avrai la possibilità di ritornare al tuo paese, che tu ritorni? Sì, fra un po' torno da solo. Sharif, hai un spirito forte. Grazie, Nick. Dislocato. Ehi, Sharif, vieni qui. Hai dimenticato la tua borsa? La borsa, grazie mille. Ciao, Sharif. Ciao, au revoir. Ciao, ciao. Across the Mediterranean from here, from these golden gray beaches, there's a war rages. People are dying violent deaths. The boat people arrive daily, 7,000 this year alone. 3,000 die every year. Their tiny boats capsized by the unforgiving sea. They reach the new America. This place, Calabria. Here on the coasts of the south, where millions left to find new homes elsewhere. The great unsettled migrations of our age. To us, the sea has always signaled danger, invasion. The Saracens, which pounded these coasts for hundreds of years. Vikings, Normans. We came from the distant sea, and we will return to it. We left for foreign lands. We've always been travelers, like Ulysses, in constant motion. I want to go home. Where is home? Minuti di pathos, 13 minuti di amore. Mer Rouge di Alberto Gatto. Alberto Gatto, che invito a raggiungermi qui vicino alla mia postazione, così come invito ad avvicinarsi al, anzi a proprio a sedersi insieme a noi,
l'autrice del libro che presentiamo questa sera, Mimì Capatosta, Tiziana Barillà. Arriva dalla vicina Marina di Gioiosa, ma lui ha il mondo dentro, ha il mondo nel cuore. Sisì Napoli. Allora noi ci possiamo accomodarci. E che dire dopo questo bellissimo film, magistrale interpretazione di Nick Mancuso, attore famosissimo, di Sheriff Amadou, attore talentuoso, un po' meno famoso di Nick, però ha espresso grandi qualità. Bellissima la fotografia, il montaggio, complimenti, complimenti ad Alberto. E prima di entrare, ci dici due parole giusto su questo corto che abbiamo appena visto. Come è nata l'idea di girare questo film, che hai scritto insieme a Nick Mancuso, e le scene dove sono state girate, perché io poi ho riconosciuto soltanto Marina di Gioiosa alla fine, naturalmente, però il paese interno qual era, Alberto? Sì, è stato girato interamente a Gioiosa, eccetto alcune scene a Marina di Gioiosa. E questo corto è nato da una opportunità che la Regione Calabria ha dato qualche anno fa e si è, diciamo, colta l'occasione per raccontare questo fenomeno in una maniera che fosse, diciamo, comprensibile da parte di tutti, no? E che potesse, diciamo, raggiungere una grande massa di persone, no? Dato che comunque stiamo vivendo un problema in questo momento di gestione e quindi è un fenomeno che ci sta cogliendo proprio impreparati tante volte. E allora raccontare un po' quello che siamo stati o comunque che sono stati i nostri antenati, no? Andando a ricercare la loro felicità in altri luoghi, ho pensato che fosse un ottimo binomio per raccontare la storia del nostro passato con quella che invece può avvenire oggi. E si è costruita una storia piuttosto verosimile, nel senso che comunque Nick e Sheriff interpretano loro stessi, è un film, diciamo, biografico. Si è, diciamo, con questa possibilità, con questa opportunità che quindi la Regione Calabria ha dato, il corto è riuscito, diciamo, a fare delle cose che non mi aspettavo. Successivamente alla sua produzione, quindi anche al circuito festivaliero, ha partecipato anche ad una selezione della SIAE e del MIPACT e grazie a questa ha ottenuto il finanziamento per la distribuzione e la promozione internazionale. Quindi siamo stati insieme ai Marbanza, che sono gli autori delle musiche, siamo stati in tour a dicembre del 2017, un tour in tutta Europa con un furgoncino, abbiamo fatto 7.000 km, abbiamo girato anche un documentario, e in mezzo alla neve tra Amsterdam, Brema, Barcellona, Valencia, Parigi, abbiamo svolto, diciamo, un cineconcerto che partiva con il cortometraggio, appunto, Mer Rouge, e poi si sviluppava in un concerto musicato e in un film musicato dal vivo. E grazie quindi a questa opportunità il corto è andato sempre più avanti. Ora diciamo che si sta lavorando su altri progetti e quindi stiamo un attimino cambiando anche il tiro. Complimenti davvero, io devo ringraziare in particolare, ringrazio naturalmente tutta l'associazione Amici del Libro e della Biblioteca che ha organizzato questa rassegna che è giunta alla quinta serata, ringrazio il Comune di Siderno che sta patrocinando l'iniziativa e lo spazio culturale Magla Ladra di Libri che collabora pure a questa iniziativa, però un ringraziamento particolare, se me lo permettete, va all'amico Franco Martino di Alb che ha fortemente voluto questa serata e che ha molto opportunamente suggerito la proiezione del tuo corto. È bellissimo il film, quindi è merito suo, distinguiamo i meriti. Alberto, prima di chiudere questa breve chiacchierata con te, il momento che mi ha emozionato maggiormente è stata l'inquadratura di quella bandiera italiana un po' malinernese. C'era una parte del colore, il rosso, che era un po' usurato, era eroso dal vento. E sembra banale, sembra retorica, però in quel momento ho sentito l'orgoglio di appartenenza alla comunità nazionale. Avete pensato di farlo vedere a Salvini questo film? Salvini
può tranquillamente visionarlo, e appunto perché è uscito fuori un po' a gamba tesa, ho pensato, forse anche inopportunamente per quello che deve essere il circuito di un film, di pubblicarlo su YouTube, in modo tale che chiunque lo possa vedere, magari arriva a lui la voce, vedi che c'è un corto che parla di sta cosa qua, vedi, sono 13 minuti, 13 minuti, Salvini magari farà così, no, dura troppo, e magari non lo vedrà, vedrà il trailer è pure disponibile su YouTube, dura 55 secondi, quindi va benissimo così. E quindi c'è, cioè, Salvini, diciamo, con i mezzi che noi abbiamo oggi può tranquillamente visionarlo e fare una critica, può anche scrivere un commento se vuole, cioè, nel senso, anzi mi farebbe molto piacere ottenere, diciamo, un riscontro così, perché comunque hai la possibilità di ribattere. Grazie. Grazie a te, Alberto, ti invito a rimanere con noi qui, qui al tavolo dei relatori. Io do nuovamente il benvenuto a Tiziana Barillà e a Sisi Napoli. Mancano pochissimi giorni, 3 giorni per la precisione, a un grandissimo appuntamento che riace in festival. Ce ne parlerà diffusamente Tiziana tra poco. Però entriamo nel vivo del libro che presentiamo questa sera, che è edito da Fandango, uscito alla fine del 2017. E come si evince dalla copertina, con un bellissimo primo piano di Mimmo Lucano in un'espressione molto serena, si chiama Mimica Patosta, dedicato appunto al sindaco di Riace, una biografia, un approfondimento su quello che è il modello di accoglienza di Riace, che sicuramente sta vivendo il suo momento più difficile da 20 anni a questa parte. Filtrano alcune notizie di oggettive difficoltà sulla permanenza di questo modello, che è diventato assolutamente esemplare, e ci sono anche iniziative editoriali, c'è la famosa staffetta per Riace del Quotidiano della Calabria tutti i giorni, c'è un afflato popolare su quest'urgenza di mantenere questo presidio di umanità. E l'edizione spagnola del libro, che verrà presentata la sera di sabato 4 all'anfiteatro di Riace alle 22, alla presenza del sindaco di Napoli, De Magistris, alla presenza del sindaco della sindaca di Barcellona, Ada Colau, è l'utopia della normalità. Ed è proprio da questo concetto che vorrei partire, perché Tiziana, Mimmo ha realizzato a Riace qualcosa che agli occhi del resto del mondo sembra un'utopia, ma per lui, per il suo modo di fare, per il suo modo di intendere la vita e il mondo, è assolutamente normale. Sì, intanto già buonasera. Sì, l'utopia della normalità è stata realizzata a Riace tra il 98 e il 2001, quando qualche centinaio di curdi sbarcati qui nel nostro mare, insieme al sindaco, insieme a Tonino Petrolo, insieme ad altre persone di Riace, non solo a Mimmo, hanno trovato una soluzione da sé, insomma, senza finanziamenti, senza strutture che il paese non aveva, né di tipo finanziario né di tipo, diciamo, infrastrutturale, fisico. E in quei 3 anni si è fatta l'accoglienza spontanea che ancora oggi a Riace si fa, e quella è l'utopia della normalità, che si realizza in un posto che Riace, che non è l'unico da queste parti nella Locride, ma che ha una storia di accoglienza che tratteggia lo spirito di quel paese. C'è un appuntamento importantissimo ad agosto, e poi ogni anno da sempre a Riace c'è un appuntamento importante a settembre, che è la festa dei Santi Cosme e Damiano, in cui le comunità rom si rivedono in paese e si svolge una festa che è multiculturale nel vero senso della parola. C'è una festa cattolica dentro le mura della chiesa, c'è una festa di tutt'altro tipo fuori dalla chiesa. Ecco, per decenni, se non per secoli, quegli abitanti di quel piccolo paese hanno ospitato le comunità rom che arrivavano a fare questa festa, e quindi l'ospitalità è innata, diciamo così. Quando Mimmo ha avuto questa idea insieme a poche persone, quindi non si è stupito troppo nessuno di questa cosa qui. Poi, come tu dicevi, questa cosa è stata trasformata in una vittoria, nel senso che insieme a Trieste, a Gianfranco Schiavone, Riace si è messa a capofila di una richiesta, di un esperimento che poi è diventato il Programma Nazionale d'Asilo,
oggi Sprar, che nella Locride, in tutti i centri della Locride sappiamo benissimo cos'è, e che oggi vive una fase di smantellamento. E il problema che vediamo a Riace, come dicevi tu, è vero che è il momento peggiore, ma non è un momento difficile per Riace, è un momento difficile per quel tipo di accoglienza diffusa che Riace rappresenta. Ma con buone probabilità quello stesso problema lo avremo a Caulonia, che abbiamo visto poco fa nel video, lo avremo a Siderno, lo avremo a Gioiosa, lo avremo in tutte le comunità che praticano questo tipo di accoglienza. E quindi l'utopia della normalità, per tornare alla tua domanda iniziale, è diventata speciale in questo momento. Ecco, questa è una grandissima sconfitta, ritengo. E speriamo che questo non accada, ma diciamo il ritorno alla spontaneità è una prospettiva che sta diventando praticabile in questo momento. Ricordo, poi chiudo, una cosa poco poetica, però che è il caso di dire, perché non viene veicolata moltissimo, che tra il futuro fan di Alberto Gatto, Matteo Salvini, che oggi è a capo del Viminale, ha avviato un iter burocratico per un cambio di rotta di una parte dei finanziamenti europei. Dai cosiddetti SPRAR, e quindi da quei 30 milioni di cui lui parla, che sono troppi, no? E quei finanziamenti verranno dirottati su altre forme, e quindi si pensa a uno spostamento dall'accoglienza diffusa a quelli che oggi si chiamano CPR, che sono i centri per i rimpatri. E quindi diciamo Riace si incastra in questo percorso, che in questo momento in un territorio come la Calabria è un percorso che riguarda sì l'umanità, sì l'accoglienza, ma qui accanto a me c'è il dottore Napoli, che ha inaugurato un ambulatorio a Riace l'anno scorso, se non sbaglio, e l'idea di avere un presidio sanitario in un territorio come Riace fino a 10 anni fa era impensabile, impraticabile. Poi la volontà sua e di chi ha voluto indubbiamente aprirlo è stata possibile, perché quel territorio, attraverso l'accoglienza, ha aumentato proprio fisicamente la popolazione. E quindi l'utopia della normalità è anche avere un medico che qualche volta alla settimana va a Riace e non dovere fare 10 km per 7 ore di macchina per andare in un presidio sanitario. Quindi fondamentalmente è questa l'utopia della normalità. Ti correggo solo su una cosa: gli appuntamenti a Riace sono alle 21. Che poi cominceranno alle 22, però se diciamo 22 poi cominciano alle 23. Concedimi una breve digressione, Tiziana, perché poi alla fine hai detto in pratica che le difficoltà che sta vivendo Riace sono frutto di una scelta politica nazionale, certo, al vertice. Ora, lasciamo stare quello che è l'attuale vertice del Ministero dell'Interno. Ipotizziamo una guida politica diversa. In campagna elettorale, se non ricordo male, Nicola Fratoianni, quindi non uno sicuramente di centrodestra, uno dei leader di Sinistra Italiana, ipotizzava un modello diverso con una regia unica dello SPRAR. Il modello era questo: invece che lasciare l'iniziativa ai singoli comuni, alle singole realtà dal basso, per chiedere di fare i progetti di accoglienza e di ospitare, ipotizzava una regia unica che distribuiva equamente un po' a tutti i comuni un tot di migranti, in modo tale da evitare, da prevenire alla base eventuali e tanto contestati fenomeni di speculazione economica anche rispetto a questi progetti. Una tua opinione su questa ipotesi, su questa idea? Sì, la proposta di Fratoianni e di Sinistra Italiana all'epoca in cui l'ha fatta era una proposta che puntava alla redistribuzione, diciamo, più proporzionata all'interno, sì, del territorio italiano. Nei primi anni 2000 Riace aveva 600 beneficiari di progetto e Milano aveva dato disponibilità per 20 posti, quindi questa sproporzione era evidente. Che diventi un principio il fatto che in questo momento è bassissima la percentuale dei comuni italiani che aprono, attivano progetti SPRAR, è sicuramente fondamentale. Il grandissimo rischio però di irrigidire una posizione su questi termini è che poi viene fatta la ridistribuzione dei pacchi, no?
ci sono territori in cui un'alta incidenza, come Riace dimostra, un'altissima incidenza che arriva al 50% della popolazione, non hanno comportato problemi di sicurezza o di nessun tipo, ma anzi hanno comportato il ripopolamento di un borgo, nel caso specifico, sì, di Riace. Sì. Naturalmente questo ci arriveremo attraverso, ecco, l'analisi però, delle... Diciamo che l'irrigidimento nella distribuzione, per esempio in percentuali, non tiene conto di un fattore che è fondamentale, che è la volontà del migrante, che va, certo, che va tenuta comunque in considerazione. Per cui è indubbiamente, c'è una parte di quel discorso che vale per l'Europa e vale per l'Italia, che è quella della redistribuzione, della condivisione delle responsabilità, chiamiamolo così. Però poi c'è un altro discorso che è più diretto, che riguarda le persone che arrivano, che è la considerazione della loro volontà. Gli stessi centinaia di curdi che sono arrivati 20 anni fa, di quelle centinaia ne è rimasto solo uno, e non perché si sono trovati bene o male, ma semplicemente perché volevano raggiungere in Svezia i loro parenti. Per cui quelle sono volontà che non possono essere sublimate, diciamo, da nessun regolamento. Chiaro. Intanto mi auguro che questa deriva neomelodica di stampo reazionario possa essere arginata in qualche modo, perché sì Napoli, sì magari se gli amici ci aiutano ad aumentare il volume dei microfoni, giusto per allora, sì Napoli, recentemente sei stato assessore comunale a Maria di Gioiosa Ionica. Avevi una delega importantissima, che era quella dell'unione dei comuni, e anche tu una tua utopia della normalità l'hai, in qualche modo hai contribuito a realizzarla attraverso l'unione dei comuni della Vallata del Torbido. Poi sappiamo come è andata a finire, ma non ci soffermiamo su questo perché ci vorrebbe un'altra serata ad hoc. Diceva Tiziana, tu fai parte di un'associazione che si chiama Gimuel. Voi curate bambini dei paesi del terzo mondo, sia attraverso la moderna tecnologia, attraverso Skype e tutti questi sistemi di videochiamate, sia andando a visitarli fisicamente nelle loro terre. Ricordo nelle Filippine, se non vado errato, in Africa. Poi Gimuel è riuscito a creare un ambulatorio, inaugurato peraltro di questi tempi, giusto un anno fa a Riace, una stanzetta proprio attigua al Palazzo Municipale. Parlaci un po' di questa esperienza e un po' di numeri anche in quest'anno di attività, perché è importante poi, al di là della gioia, della festa dell'inaugurazione, sapere cosa si è svolto, che risultati, che frutti hanno dato questo tipo di lavoro, che ha dato questo tipo di lavoro. Gianluca, tu mi conosci, sai che io non ho bisogno di essere provocato, ma se vengo provocato poi è difficile che riesco a trattenermi. Voi avete parlato di Salvini, e Salvini è quello che è. Ma i problemi di Mimmo Lucano sono cominciati con un altro ministro, che si chiamava Minni Di Marco, da Reggio Calabria, esponente di punta del PT, un esponente che Eugenio Scalfari, nell'autunno di questo grande giornalista italiano, ha proposto come primo ministro. Il ministro, cioè, che ha pagato la mafia libica perché trattenesse nei lager i migranti che tentavano di raggiungere le nostre coste. Salvini cavalca su praterie spalancate dal ministro Minni. Lo stesso ministro Minniti, che con la sua longa manus, l'attuale prefetto di Reggio Calabria, ha avviato le procedure di demolizione sistematica del modello Riace. Le cose si dicono col nome e cognome, perché se no sto povero Salvini si guarda 14 minuti, un pensiero di 14 minuti a Salvini, a chiedere alle rane di piantare, insomma. Francamente lo manderei al ministro Minniti, che si picca di essere un intellettuale e di sinistra pure. Oggi Riace chiude, è una notizia, chiude. Se non accadrà qualcosa domani, Riace è finita. Da luglio del 2016
Il prefetto di Reggio Calabria, sostenuto prima dal ministro Minniti e oggi dal, più giustamente dal ministro Salvini, omette un atto legale, cioè di pagare le rette per quei migranti che sono stati inviati con la forza a Riace, perché sbarcati sulle coste di Lampedusa e mentre Milano, come diceva Tiziana poco fa, ne accoglieva 20, a Riace se ne inviavano 200. Non migranti dentro progetti di lunga permanenza, migranti che arrivavano a Riace in condizioni di emergenza. Considerate l'arrivo di barconi con 150 persone ogni giorno a Riace. Da luglio del 2016 queste persone sopravvivono grazie alla solidarietà della comunità riacese. I lungo permanenti invece da luglio del 2017 non ricevono nulla. Mentre tutti gli altri SPRAR, compresi quelli sotto inchiesta per furto di Roma, di Isola Capo Rizzuto, dove c'era impelagata la prefettura di Crotone, hanno ricevuto il saldo 2017 e in questi giorni stanno ricevendo la tranche del primo semestre 2018, Riace non fa parte degli elenchi dei comuni aventi diritto a questa tranche. Quindi la notizia è che Riace da domani mattina, se non accadrà qualcosa stanotte e nelle prossime ore, ha finito di esistere. Mimmo Lucano non è qui stasera perché sta vivendo un drammatico momento, forse il più drammatico della sua vita, se si esclude un altro aspetto più personale, più privato, perché conosce, sa e sta vivendo, rispondendo alle migliaia di persone che vogliono con lui interloquire, parlare, eccetera, sta tentando in qualche modo di escogitare un sistema per sganciarsi dalla dipendenza economica del Ministero degli Interni e raggiungere l'autosufficienza. È chiaro che si tratta di un processo lungo, difficile, complesso, non si può fare imporre dalla sera alla mattina. Sarebbe venuto volentieri, ma francamente non ho saputo insistere e non ho insistito. Chi è Mimmo Lucano? Guardate, c'è una frase qui che dimostra intanto la grande intelligenza dell'autrice di questo libro e della casa editrice. Sentite cosa dice Mimmo Lucano, che è uno che non trova mediazioni con me. Confesso di non amare molto questo titolo, Mimì Capatosta. Sì, autore della prefazione. Ma quale autore? Questo è l'autore della prefazione, Mimmo Lucano. Scrive, nella prima sconfessa praticamente il titolo scelto sicuramente dalla casa editrice e l'autrice stessa. Chi avrebbe accettato una cosa del genere se non un'autrice intelligente e una casa editrice altrettanto intelligente che capisce di fronte a quale persona ci si trova? Mimmo Lucano dice a me è capitata questa cosa, non me la sono mica andata a cercare, non me lo sognavo mica io che dovevo incontrare i curdi una sera di agosto sulle spiagge e mi viene da pensare un personaggio della storia bella di questo paese, un personaggio che non è di sinistra, era iscritto al Partito Nazionale Fascista, si chiamava Giorgio Perlasca. E a Enrico De Aglio, che gli chiedeva: ma chi te l'ha fatta fare a rischiare la vita per salvare poi gli ebrei che in tutta Europa venivano cacciati? Ma tu, al mio posto, cosa avresti fatto? Come se fosse la cosa più naturale di questo mondo, rischiare la pelle con i nazisti che incombevano, no? Per salvare qualche migliaio di sventurati che avevano il destino segnato. E la stessa cosa è accaduta
a Mimmo Lucano che aveva ben altre cose da fare nella vita, oltre per esempio a pensare alla propria famiglia, tanto per dirne uno, della quale si è privato, con molto dolore per la verità, perché e l'ambulatorio nasce in questa, rispondendo a una domanda, che a un'affermazione che faceva il ministro Minniti e il suo padroncino di turno, il suo ex segretario, bisogna curarli a casa loro. Allora, siccome io a casa loro ci andavo nelle Filippine, andavo in Kenya, andavo in Congo, andavo in Indonesia, e poi mi sono accorto che a casa loro è qui. Casa loro è qui ed è il Riace, il posto più simbolico, ma è qui intorno a noi. È qui perché il 12% della popolazione italiana non si cura più, perché non ha i soldi, prosaicamente i soldi, per pagare quello che costa, quello che dovrebbe essere un diritto sancito dalla Costituzione italiana. Non il diritto alla cura, badate, il diritto alla salute, che è ben altra cosa, che è ben altra cosa. E questa cosa qui a Riace si fa non perché ci ho messo la testa io, ma perché ci hanno messo le braccia e il cuore decine di persone, tra cui medici meravigliosi come Roberto Tronfio, pediatra, Sandra Combis, ginecologa, Emida Multeri, cardiologa, e tanti altri che stanno dando il loro tempo preziosissimo, perché voglio dire, nessuno, ecco, chi te l'ha fatta fare? Chi ti chiama a rinunciare al tuo tempo, a una giornata al mare o al tuo ambulatorio privato a fare soldini per andare a vedere quattro neri o quattro poveri che se la vedano loro? No. Ebbene, queste persone, con straordinario senso di solidarietà, hanno deciso che non bastava scendere in piazza e agitare una bandierina, ma se dovevano muoversi e fare quello che sanno fare, e cioè il medico. E farlo per chi? Per gli ultimi, per quelli che sono lo zero dell'umanità. Ma senza zero non ci sono le quantità, non ci sono i numeri. L'invenzione più grande in matematica è stata l'invenzione dello zero. Non è, il poveretto è i pensieri né lunghi né corti, poveraccio, perché quello è. Non gli si può pretendere molto da questo signore. Però questa è la risposta, molto semplice. Fare le cose che bisogna fare perché bisogna farle, non perché qualcuno te lo ha indicato, te l'ha detto, perché c'era una ragione specifica per farlo. Ci sono i poveri si ammalano, bisogna curarli. Eccoci. Grande normalità anche in questa risposta di Sisi. Con te torneremo tra poco, Sisi. Entriamo proprio nei contenuti del libro, Tiziana. Nelle prime pagine tracci un profilo umano, personale di Mimmo Lucano. Com'è stato il tuo primo impatto con lui? Ovviamente, non si ricordava mai di me, ovviamente, ma questo è normale, lui ride. Dunque, più che l'apologia, cioè più che la grandezza dell'uomo, raccontare i fatti personali di Mimmo, la cosa importante che Mimmo permette è quello di ripercorrere abbastanza rapidamente gli ultimi 45 anni di storia politica di questo pezzo di paese, attraverso appunto la sua vita, le sue scelte, i suoi movimenti. Ecco, quello è il grande valore di Mimmo. Ha avuto una vita politicamente molto intensa e quindi questo ti permette di vedere in una sintesi di una sola vita tutto questo percorso qua. Il fatto che io volessi raccontare questo mi ha permesso di poterlo raccontare. Quando lui ha capito che non mi volevo fare i fatti suoi, ma che volevo attraverso lui raccontare appunto la Riace politica e non quanto lui tenesse ad abbracciare i bambini appena arrivati, devo dire che a quel punto mi ha permesso con anche con una certa comodità di parlarci e raccontarlo. Quindi non è stato troppo... anche perché poi in realtà chi lo da queste parti ci conosciamo un po' tutti, il problema non è essere garbati o sgarbati, no? Il problema è capire come si viene raccontati.
E molto spesso in questi anni Riace è stata raccontata come un luogo quasi in modo favolistico, e questo Mimmo sapeva, denunciava da molti anni questa cosa e aveva perfettamente ragione. Noi un po' tutti noi gli dicevamo, purché se ne parli, no? Perché ti arrabbi se diciamo che a Riace le cose vanno bene? E fondamentalmente oggi scopriamo che lui aveva perfettamente ragione, perché questa dipendenza di cui parlava Sisi prima è una dipendenza che si è costruita, una dipendenza economica dal Ministero degli Interni e dalla Prefettura in particolare. E mentre si costruiva questa dipendenza, però, si costruiva anche una tale certezza sull'esperienza di Riace che poi un po' tutti siamo rimasti, gli andiamo 2 o 3 volte l'anno come si va al santuario, però la raccontiamo, la narriamo, la predichiamo, però poi l'abbiamo noi per primi isolata in qualche misura. Per cui quello che succede oggi, che tu sì, dicevi prima con molta sintesi, è forse una responsabilità abbastanza collettiva, quantomeno calabrese, perché comunque Riace va avanti da 20 anni, se includiamo quel triennio del 98-2001, e probabilmente noi, fatta eccezione per le pochissime esperienze che si sono mosse, come quella dell'ambulatorio, non siamo stati in grado di ampliarla nel vero senso della parola. Cioè, difficilmente, so che magari risulta un po' antipatico, no, da dire, però difficilmente altre esperienze in questo territorio sono riuscite ad avere quell'impatto sociale lì. Una delle cose, una delle scoperte, peraltro banali, soprattutto per chi come me si occupa di informazione, è che in realtà la prima candidatura a sindaco di Mimmo Lucano arriva nel 2004. Quindi si ha la tendenza, cioè nell'immaginario collettivo c'è questa identità tra i progetti di accoglienza di Riace, la figura del sindaco Lucano, che sembra che tutto sia nato con lui. In realtà lui ha vissuto le sue sconfitte, ha vissuto i suoi momenti difficili, è stato all'opposizione. La prima volta che si è candidato, racconti, nemmeno suo padre lo votò, ha detto: ma dove devi andare? E poi quando arriva, quando si presenta a sindaco e vince, in realtà il solco è già stato tracciato. C'era un humus già a Riace. Vogliamo spiegare questo passaggio perché è importante, perché secondo me va nella direzione di stemperare un po' quella personalizzazione del modello Riace che si fa identificandola con la figura di Mimmo. E per stemperare è fondamentale un passaggio precedente, cioè prima di vincere Mimmo ha perso clamorosamente, certo. Ha fatto quella che dalle nostre parti chiamiamo una malaviruta quando si è candidato, non raggiungendo veramente pochissimi voti. Quella è stata probabilmente la parte fondamentale. Quando lui decide di candidarsi nel 2004 a sindaco, c'era una impostazione politica che era molto simile a quella di adesso, nel senso che c'era un sindaco al secondo mandato, perché sono 3 da Del Rio in poi, cioè da Mimmo Lucano e Riace in poi, c'era un sindaco che non poteva più ricandidarsi, che era il sindaco di centrosinistra che ha firmato il programma nazionale d'asilo, quindi non porta la firma di Mimmo Lucano, come dicevi tu. Ma a quel punto cosa succede? Tu avevi un centrosinistra blindato, avevi un centrodestra pronto a dare il cambio di guardia al centrosinistra, e poi avevi questo gruppo di persone che faceva riferimento a Mimmo Lucano, che era, diciamo, un outsider. E probabilmente la parte politicamente più rilevante di quella fase si incarna in 2 personaggi, che sono Monsignor Bregantini e Gianfranco Schiavone, che sono le 2 voci completamente diverse, perché a quel punto, rispetto a questa esperienza dei progetti di accoglienza, la domanda è necessario avere un'azione diretta del governo locale, oppure si può fare da società civile all'interno delle associazioni? Mentre Schiavone insisteva sull'azione diretta del governo locale, Monsignor Bregantini sosteneva che invece bastasse una buona struttura cooperativa per farlo. Lì è il momento, diciamo così, della svolta, ma nel 2004 già la comunità dei Riacesi aveva 6 anni di convivenza con le persone che erano arrivate e che continuavano ad arrivare. E sottolineo, non perché sono fissata, ma perché in questo momento, alla luce di quello che diceva sì, è fondamentale,
E quei 3 anni di esperienza di convivenza spontanea sono stati estremamente formativi. E quindi è quello il punto. Cioè, tu dicevi Riace domani mattina finisce. Secondo me Riace cambia domani mattina, non finisce. Cioè, troverà, si ridimensiona, troverà un'altra soluzione. Sicuramente quello che finisce non è Riace a Riace, ma è la possibilità di esportare, tra virgolette, un termine orrendo, però quello di praticare quel tipo di accoglienza e quindi di sfruttare bene quelle 35 euro al giorno come fanno loro. Quello sì, rischia di finire domani mattina, ma secondo me anche se arriva l'anticipo rischia di finire, perché comunque da Minniti, come diceva perfettamente il dottore Napoli prima, da Minniti in poi è un continuo attacco che poi allenta un momento prima della chiusura. Quindi non mi stupirebbe se domattina si trova una soluzione e fra 2 mesi però arriva un altro problema. È un'azione di sfiancamento, e per questo sottolineavo l'importanza che gli altri si muovano, ma per muoversi non è necessario andare a Riace, è necessario muoversi a Siderno, a Caolonia, e quindi praticare quel tipo di azione tutto intorno. A proposito di termini orrendi, guardiamo al concetto di convenienza economica, perché poi la riflessione che facevo leggendo il tuo libro è: tu parli dell'esperienza dell'albergo diffuso, il massiccio impiego di operatori locali nei progetti di accoglienza, quindi politica della incentivazione del lavoro vero e del lavoro sul posto, acqua pubblica e gratis con un pozzo scavato in loco. Cioè, ma qualcuno si è accorto che al di là dell'innegabile valenza umanitaria del modello Riace c'è una convenienza economica anche, gestionale? Cioè, questi aspetti gestionali come fanno a sfuggire o a non essere tenuti nella debita considerazione a certi livelli? Ai riacesi non è sfuggito, perché lo hanno eletto 3 volte Mimmo di seguito, sempre con un numero maggiore di voti, quindi lì non è sfuggito affatto. C'è anche questo luogo comune, no? Questo luogo comune di Mimmo, che è sindaco quasi diciamo di minoranza, quando in realtà non è così. Poi ci sono 1000 votanti comunque, 1000 no, di meno, 500 sono i votanti, ci sono pochissimi votanti, quindi lì veramente 3 o 4 persone che cambiano idea possono influenzare, 3 o 4 famiglie possono influenzare come il voto, tutti i piccoli centri. Come in tutti i piccoli centri. Quindi diciamo è questo il modello Riace, non è un modello di accoglienza, è un sistema, è un micro, in questo caso microsistema, che come dici tu permette l'allentamento di alcune gabbie, tipo la gabbia di Sorical per intenderci, sì, nella regione Calabria, dalla quale Riace è riuscita a sganciarsi attraverso questa falda, ma è un caso quasi fortuito. Perché comunque la falda di Riace non permette anche al resto della Locride di liberarsi di Sorical. E quindi insomma non credo che il problema sia accorgersi o non accorgersi di quello che sta succedendo lì. Il problema molto probabilmente è un altro, e cioè è come rendere generale quello che sta succedendo lì. Il che è molto più complicato, e mi pare che non ci sia più la volontà politica di farlo, quindi al di là di queste discussioni che facciamo noi, non credo che ci sia questa volontà politica. Tra l'altro il sistema Riace a cui facevi cenno tu consta anche di una buona dose di inventiva o di arte di arrangiarsi, dipende dalla prospettiva, perché se pensiamo agli asini che portano i rifiuti differenziati o ai buoni, la moneta locale inventata per poter tamponare, fin quando ha potuto farlo lo ha fatto, qualcosa dei buoni da dare ai commercianti che intanto fornivano i prodotti alimentari e tutto il resto agli immigrati e li usavano come titoli di credito quando arrivavano appunto gli accreditamenti. Cioè, non si può dire che a Mimmo sia mancata l'inventiva in questi 15 anni. Sì, che in realtà poi quello è il recupero della tradizione, cioè la raccolta, l'utilizzo, l'impiego, chiamiamolo così, delle asine. Ci sono queste 2 asine a Riace che bene o male riescono a coprire la differenziata del borgo, è una cosa di una tradizione molto antica che è stata recuperata. Allo stesso modo l'impiego di monete locali e quindi l'utilizzo di diverse monete all'interno di piccole comunità, anche quella non è una cosa che inventa Mimmo, ma è una cosa che lui riprende, diciamo così, dal passato e riutilizza. Per cui l'inventiva, più che l'inventiva, secondo me lì il punto è diciamo un po' il coraggio.
no? Il coraggio di fare quello che in questo momento è un po' in controtendenza, e quindi poi il modo lo trovi. Loro a Riace hanno quasi sempre trovato la soluzione guardando indietro. Lo hanno fatto per la raccolta differenziata, lo hanno fatto per la moneta, lo hanno fatto per la riapertura delle botteghe, dove si è ripresa gli antichi mestieri artigianali. Quindi loro hanno trovato questa soluzione, che è quella di guardare indietro. Lo sviluppo economico del turismo diffuso di cui parlavi tu è una possibilità di uscire anche dal meccanismo di dipendenza del Ministero dell'Interno, e quello devo dire che Riace ce l'ha. Il popolo dei riacesi è composto da milioni di persone che ogni giorno da punti più disparati, diciamo da Buenos Aires fino a New York, da Santena alla Germania, ogni santo giorno trovano il modo per sostenere quella comunità. Uno dei modi prevalenti che negli ultimi 10 anni ha permesso di sostenere la comunità di Riace è appunto questo che loro chiamano il turismo solidale, e quindi in questi giorni a Riace in Festival si può vedere questa quasi implosione del paese, perché in questi giorni sta ospitando, diciamo, il triplo delle sue capacità. Però sicuramente questa è una soluzione. È una soluzione anche per il futuro, se dovesse andare male, come dicevamo prima. Sì, sì, da uomo di sinistra, da militante di lungo corso, perché è iniziato giovanissimo, no? Allora, Lucano, no? A Corinti, il compianto vassallo, lo stesso De Magistris, se vogliamo. Sembra che un certo modo di amministrare autenticamente di sinistra si riesca a fare solo in ambito locale, mentre in ambito sovracomunale c'è qualche difficoltà in più. Qual è la tua chiave di lettura? Io, come hai detto tu prima, ho fatto 3 anni meravigliosi di esperienza amministrativa con un sindaco che non era di sinistra, dichiaratamente di destra. Io avevo la delega, oltre all'Unione dei Comuni della Valle del Torbido, che continuo a considerare l'evento politico più significativo che ci sia stato nella Locride negli anni che vanno dal 2014 al 2017, ho avuto la delega all'urbanistica. Ora, ognuno di noi sa che l'urbanistica è il luogo dove si manifestava la politica con concretezza, nel senso che i nostri paesi sono frutto di una scelta urbanistica precisa, non occasionale. Ebbene, io col sindaco di destra non ho avuto un momento di frizione. Abbiamo camminato a fianco, accompagnati da un gruppo generosissimo e qualificatissimo di persone, tra cui un filosofo e una psicologa, tanto per non farci mancare nulla, che ci hanno aiutato a disegnare il progetto urbanistico di Marina di Gioiosa Ionica, e io sono convinto e certo che quel progetto urbanistico ha segnato la fine dell'esperienza amministrativa di Marina di Gioiosa Ionica. Contro quel progetto urbanistico si è scatenata la furia dei veri poteri, che non c'entrano nulla con la mafia e con l'andrangheta. Perché la mafia e l'andrangheta ce la infilano da tutte le parti, e noi ci hanno sciolti perché un assessore, udite udite, ha osato giocare una partita di pallone. Credetemi, questa è una motivazione scritta da 3 commissari che hanno lavorato 6 mesi e si sono guadagnati un doppio stipendio per 6 mesi. Ora, poco fa gli domandava al sindaco Fuda se qualcuno dei suoi assessori ha giocato a pallone, perché sono cazzi suoi se ha giocato a pallone. Lo sciolgono e non se ne parla più. Per completezza di informazione, il ministro degli interni, il governo e in ultimo il presidente della Repubblica hanno sciolto un comune perché un giovane assessore ha giocato una partita di pallone. Questa è la motivazione. Badate che non lo sto dicendo io, lo dice il tribunale di Locri. Nella sentenza che rigetta la richiesta di incandidabilità del sindaco fatta dal ministro degli interni,
dopo aver motivato il perché del rigetto della richiesta di incandidabilità, smonta pezzo dopo pezzo, l'intero impianto accusatorio della prefettura e lascia in piedi solo la partita di calcetto del giovane assessore, perché quello è il reato più grave che sia stato trovato a Marina di Gioiosa Chionica. Non c'è altro, nient'altro. Contestualizziamo una, per completezza però, di informazione, però, non nell'assurdità domanda, del caso. Siccome la domanda no, lasciami, fatto, per i pochi che non lo sapessero, l'assessore Francesco Lupis ha giocato a calcetto in una partita intitolata nel Memorial Giuseppe, credo, Aquino. Sì. Quindi un ragazzo purtroppo scomparso prematuramente con un cognome e con delle parentele pesanti. Però è passato questo. Lo stesso assessore fa parte della squadra di avviso pubblico nazionale. Sì. Ha giocato insieme. Guarda, io tanto lo dico a me che me ne frega, che mai possono fare? Fra 5 anni raggiungo la maturità e l'età che non mi possono manco incarcerare più, se ne fotte. Al torneo incriminato ci giocavano dei carabinieri. Sì. Ci giocavano dei carabinieri, giovani carabinieri che giocavano a calcio perché gli piace giocare a calcio, mica perché giocavano per l'andrangheta o per questo o per quello. Gli piaceva giocare a calcio e hanno giocato una partita. Comunque è vero. E vada bene Gianluca, tu mi hai fatto una domanda che il perno della democrazia in Italia. Non c'è nessuno che è eletto in questo paese, solo i sindaci sono eletti. Solo i sindaci sono eletti. Gli altri vengono nominati. Nominati. Il ministro Minniti, dopo aver combattuto l'andrangheta con il registro antimafia, come si chiamava Piero? Non l'ho fermato. Non... con il registro è andato a candidarsi a Pescara, dove il suo concorrente diretto del Movimento 5 Stelle era stato indicato come non eleggibile da parte del Movimento 5 Stelle. Ebbene, il signor ministro antimafia, perché ha firmato il registro, non perché abbia fatto altro, o meglio ha fatto altro. Per chi ha la mia veneranda età, il ministro Minniti ha fatto anche altro quando era segretario di federazione del Partito Comunista a Reggio di Calabria, negli anni in cui era segretario. Io me lo ricordo, e se qualcuno vuole informazioni io ne ho. Tanto a 70 anni non vai in carcere, posso dire che vuoi. Allora, i sindaci fanno la politica, Gianluca. È lì la politica vera del paese. Il Parlamento è pieno di nominati, i consigli regionali sono nominati, il capo della città metropolitana è nominato. Solo i sindaci si devono raccogliere i consensi giorno dopo giorno, sudarseli, e devono rispondere a leggi sui bilanci che, se li avessero scritti degli usurai, li avrebbero scritti più dignitosamente, no? Perché gli usurai che fanno? Le strozzano le proprie vittime, ma le lasciano vive. Il Parlamento italiano ha scritto una legge sui bilanci dei comuni che non intende lasciare vivi i comuni, li vuole strozzare e basta. Strozzare e basta. E l'ANCI stava a guardare, perché l'ANCI poi guidava Fassino fino a qualche giorno fa, quindi figuratevi un po' se l'ANCI aveva problemi a fermare una legge orrenda. Come si fa a fare una legge? Un bilancio ai comuni non lo possono scrivere. Vi posso assicurare, Piero Fuda mi è testimone, non si può scrivere un bilancio dei comuni al sud del paese, ma fra poco non lo potranno scrivere neanche i sindaci del nord, della Padania, perché non ci sono più soldi e i comuni non vivono senza soldi, dopo che gli sono stati sottratti i trasferimenti, sottratti tutti i trasferimenti. Noi siamo entrati con 1.200.000 euro di trasferimenti quando ci hanno cacciati. Il governo, lo Stato ci dava 200.000 euro, quindi con 1 milione in meno di trasferimenti, per cui francamente spremi i cittadini, ma più di tanto non li puoi spremere. Dove vai? In zone come queste dove la disoccupazione è oltre il 50%, come fai a spremere più di tanto? E quindi se devi coprire i bilanci soltanto con spremendo i cittadini, non li puoi scrivere quei bilanci, non li puoi chiudere quei bilanci, e quindi fallisci per forza.
Tiziana, c'è un'altra bella figura di amministratore qui nella Locride, e tu ne hai fatto cenno nel tuo libro, è quella di Salvatore Fuda, sindaco della gioiosa Ionica di Alberto, tra l'altro la madre, Laura Crimeni, è presidente del Consiglio Comunale. E poi c'è un'età media molto bassa degli assessori, è un bel modello anche quello. Sì. Tu lo citi nel momento in cui parli dell'esperienza di Lucano con questi buoni per anticipare, che diciamo è stata anche una scelta politica quella di Lucano, nel senso che piuttosto che ricorrere alle banche, alla banca etica, abbiamo preferito fare così, mentre a Gioiosa si è realizzato un sistema ibrido, se vogliamo, no? Anche a Caulonia, a Castignano, sì. Secondo te questa, cioè, che opinione ti sei fatta di questa differenza? È dovuta alle maggiori dimensioni di Gioiosa e di Caulonia rispetto a Riace, o è frutto della lucida follia di Mimmo Lucano? No, un po' è per genesi, nel senso che a Riace è nata così. Sì. Cioè, Riace nasce con... ci sono due grandissime, chiamiamole mazzette, sul sistema d'accoglienza. La prima è quella degli affitti. Sì. Che sono costosissimi, affitti di alberghi, affitti di palazzi interi. E questo problema Riace l'ha risolto con il recupero del borgo e con il recupero delle case abbandonate. E questa è la prima. La seconda, che è molto più consistente della prima, sono gli interessi pagati alle banche, che dato il ritardo di minimo 12, ma mediamente ormai 18-24 mesi di ritardi, diventa automatico, e tutte le banche italiane, in particolare Banca Etica tra l'altro, hanno delle forme di anticipo di prestito con dei tassi di interessi agevolati, molto bassi, che sono proprio fatti ad hoc per i rifugiati e beneficiari di progetti di accoglienza. E lì, in quel momento, quando cominciavano ad arrivare questi ritardi, quando Mimmo ha chiesto ma questi interessi chi li paga, quegli interessi vanno tolti, diciamo, dai soldi gestiti, e lui ha detto: non sono soldi miei, quindi io non posso togliere da quelle 35 euro questa parte di interessi. Quindi probabilmente è frutto di due cose: la prima, appunto, è la genesi, che è totalizzante a Riace, mentre a Gioiosa o a Caulonia sono arrivate dopo, un po' anche sulla scia di quello che è successo lì. E la seconda poi è il carattere estremamente politico dell'esperienza di Riace, per cui, per esempio, manco col titolo ha mediato, quindi figurati, non media, ma è politica. Camini, che è un'esperienza molto importante sul piano dell'evoluzione di quello che è stato, sì, fatto, più organizzata, più strutturata. Però Camini è un'esperienza più debole da un punto di vista politico, e quindi una scelta così radicale come ha fatto Riace di non accedere mai ad anticipi, a prestiti bancari, diventa più complicata da fare. Perché una scelta come quella delle monete implica il ruolo centrale del comune, perché poi è della comunità, e quindi o tu hai un territorio che è tutto politicamente spinto da quella parte lì, oppure diventa complicata. E quindi Caulonia, Gioiosa, Camini, tutti lo utilizzano per il valore educativo, chiamiamolo così, delle monete. Lo vuoi dire tu il valore educativo delle monete? Sì, sì. Voglio aggiungere solo una cosa in merito a questa vicenda. L'altro giorno sono andato a Camini, mi ha invitato il direttore della cooperativa, Zurzolo, e sono andato ad allargare la sfera d'azione dell'ambulatorio anche alla comunità di Camini, e ho visitato una comunità che è pressoché gemella di quella di Riace, no? Ci sono le botteghe artigiane, producono le cose, le comunità. Ho visto una cosa, mi ha fatto balzare il cuore in gola. Io sono di Grotteria, non di Marina di Gioiosa, con tutto il rispetto per il comune che mi ha accolto, ma io sono montanaro, non sono delle marine, e ho visto una cosa che si vedeva a Grotteria 50 anni fa: nelle vineglie le vecchiette sedute sull'uscio di casa a fare salotto insieme alla comare della porticina vicina. Beh, lì ho visto le vecchiette sedute sull'uscio di casa e famiglie di colore sedute insieme a loro, che chiacchieravano amabilmente delle faccende loro, eccetera. Però, ecco, gli ho chiesto come facevano a finanziarsi rispetto alle difficoltà che ha Riace, e ha detto: noi abbiamo ceduto il credito ad una banca. Mimmo Lucano, e questo qui, non accetta mediazioni di nessun genere, ma
svilirebbe il suo, l'importanza del messaggio politico che, e della battaglia politica che conduce. Il problema non riguarda il sindaco, l'amministrazione comunale, i migranti, riguarda l'intera comunità che deve farsi carico di tutto il problema. Sì, tra l'altro sono 8 mesi che gli operatori di Riace non percepiscono lo stipendio e quindi da questo punto di vista il funzionamento della moneta, la gestione dell'intera comunità o è veramente d'accordo con questo processo oppure è difficile. Allora, prima di aprire il dibattito, l'ultima domanda a entrambi, la stessa domanda a entrambi, che se c'è un difetto che possiamo ascrivere contestare a Mimmo, è forse il fatto di non aver pensato o saputo creare, almeno fino adesso, un successore degno della sua personalità. Almeno questa è l'impressione, la mia modestissima impressione. Chi vuole rispondere per primo? Perché secondo me pensiamo cose diverse. Sì, oggettivamente se bisogna andare a cercare i punti deboli del personaggio, questo è senz'altro il più evidente, quello che questi mesi in cui c'è una caterva di giornalisti, televisioni, rappresentanze di qualsiasi tipo di organismo, eccetera, vogliono andare a parlare con qualcuno, devono parlare con Mimmo Lucano. E questo è. E lui non la regge più questa cosa, no? Non ce la fa più fisicamente, c'è problemi di natura fisica. Cioè l'essere il protagonista e non avere un gruppo, ecco, credo che sia il suo più grosso problema. Questo è quello che penso io. Tiziana. Da un punto di vista mediatico sicuramente sì, anche perché, ma quella è responsabilità pure nostra, che abbiamo bisogno della faccia di uno, infatti eccola là, dei simboli. Sì. Però io penso che non sia così, nel senso che comunque in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere persone come Maria Spanò, che è l'assessore ai lavori pubblici, a Riace c'è sempre Tonino Petrolo che ha cominciato a lavorare insieme a Mimmo, e quindi comunque c'è un lavorio che è sicuramente dietro le quinte, sicuramente non compare mai in televisione, ma che secondo me ha totalmente la capacità di prendere le redini di questo progetto, perché hanno lavorato in questo progetto negli ultimi anni insieme a Mimmo. E poi ovviamente si può vincere o perdere, questa cosa ma questa cosa vale anche per Mimmo Lucano. Quando è stato eletto 4 anni fa per l'ultima volta non ha fatto altro che ripetere per 6 mesi dopo il voto che lui stesso era stupito, perché si aspettava una, diciamo così, la sindrome dell'alternanza. Ecco, al terzo mandato questo problema potrebbe sicuramente esserci, però io non credo che ci sia il vuoto dopo Mimmo, sicuramente c'è un percorso politico di 15 anni che finisce, che è una cosa molto importante, che comporta tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, però non credo che ci sia il deserto intorno a Mimmo a Riace, anche perché non tanto nei giorni del festival, ma per gli altri 360 giorni l'anno difficilmente questo progetto sarebbe rimasto in piedi senza le varie Maria, vari Tonino, penso a Cosimina ieri, no, che sta alla cooperativa, e quindi ci sono veramente tantissime persone che lavorano, penso a Bayram che è l'unico curdo che è rimasto e che aggiusta tutto all'interno del paese, quindi sicuramente un difetto di Mimmo è quello di non delegare con facilità, però non mi sento di giudicarlo un difetto al 100% dato le batoste anche che ha preso in questi anni, però non mi sento neanche di dire che dopo di lui c'è il vuoto, poi se è vero una o l'altra lo scopriamo a giugno 2019. Benissimo, abbiamo raccolto come sempre tanti spunti di riflessione. E possiamo dare inizio tranquillamente al dibattito. Io pregherei l'amico Antonio Iaracà di avvicinarsi come sempre come punto di riferimento per prendere la parola e rivolgere una domanda a Tiziana, a Sisi, ad Alberto, o semplicemente per dire la propria su tutti questi argomenti che abbiamo trattato quest'oggi.
Cosimo, mi sa che tocca a te fare da rompighiaccio. Non è un ingrato compito, è un compito. Io il ghiaccio lo rompo con piacere dicendo questo. Quando in tempi non sospetti viaggiavo per l'Università della Calabria, io vedevo dei movimenti strani, vedevo delle barche la mattina presto che arrivavano dove scendevo. Io viaggiavo col pullman, quindi dai finestrini del pullman vedevo questa scena. La gente sbarcava e poi se ne andava, ma non si diceva niente. Molti anni dopo, cioè qualche anno dopo, si è cominciato a parlare di immigrazione. E dico, ma prima non c'era l'immigrazione. Ecco, cominciamo da qua. Chi vuole rispondere? Lui sta leggendo, quindi risponde. Sta leggendo il libro. C'era, l'immigrazione c'è sempre stata, quello che non c'era erano i finanziamenti pubblici per l'immigrazione, che ha cambiato un po' la prospettiva, diciamo così. Cioè, si è creato un meccanismo che poi nella sua visione distorta lo vediamo oggi. Quando nel 2011 c'è l'emergenza e cioè aumentano effettivamente gli sbarchi, tra l'altro in Calabria abbiamo gli sbarchi da meno tempo rispetto alla Sicilia, in molti paesi, però in particolare in Calabria, a Riace, perché aveva dato la disponibilità totale, squilla il telefono a tutte le ore del giorno e della notte e arrivano pullman con 50, 100, 120, 150 persone che arrivano per direttissima e quindi arrivano anche in condizioni di salute, oltre che di stato psicofisico, abbastanza delicata. Quella diciamo così, esasperazione, no? E ha portato oggi ad avere in quel paese una quantità molto importante di persone. E quel sistema, diciamo così, dell'allarmismo, non è l'immigrazione che prima c'era e poi non c'era, l'immigrazione c'è sempre stata in numeri però esili, è l'emergenza che prima non c'era e che adesso è diventata. Tramite quel concetto di emergenza sono arrivate in centinaia, un po' in tutti i borghi dei nostri paesi, ma ahimè, tramite, diciamo, sempre questo concetto di emergenza, oggi vengono contestati ai comuni che hanno accolto quelle persone i metodi dell'emergenza. Quindi a Riace in particolare vengono contestati per esempio l'assegnazione diretta nella gestione dei centri di accoglienza invece che per bando, oppure non lo so, il fatto di non mandare via le persone dopo 6 mesi, per esempio. Per cui il problema non è l'immigrazione che c'è o non c'è, il problema più che altro è stata l'emergenza, ma questo in tempi recenti, perché comunque non è più che né antichi né antichissimi, diciamo. Però noi veniamo da un percorso che è contrario, cioè noi veniamo da un percorso di spopolamento e quindi di emigrazione, che non fossimo abituati è anche altamente probabile, quindi immagino che tu abbia visto diverse barche sbarcare, però per esempio il porto di Reggio Calabria il primo sbarco l'ha visto 4 anni fa. Fino a 4 anni fa quel porto vedeva soltanto barche di un certo tipo attraccate e la città di Reggio Calabria non conosceva questo tipo di fenomeno e quindi quella quantità di persone presenti direttamente in strada o nello scatolone, quindi concentrate in piccole aree. Quindi indubbiamente è cambiato il modo di anche presenziare le città. Tiziana, da pagina 147 a 149 ci sono le conclusioni tue personali, bellissime. Non ti nascondo che avrei voluto leggerle integralmente, però non voglio togliere il piacere della lettura a chi vorrà acquistare il libro. Diciamo da lettore naturalmente, ma anche da uno che scrive, non mi definisco scrittore, più che l'esigenza di giungere a sintesi, più che una chiusa finale su tutto il racconto, mi sono sembrate le pagine in cui la tua partecipazione emotiva ha toccato il punto più alto, quasi un io narrante. Per scrivere certi libri
devi essere mossa anche tu dallo stesso amore col quale Mimmo probabilmente è stato mosso nella sua, sicuramente è stato mosso nella sua azione amministrativa. Non c'è, sono pagine di cuore e non di testa, sicuramente. E alla fine ho dato ragione all'inizio, quindi a lui che diceva che non era una questione di testa. Però in realtà, raccontando Mimmo, tocca farsi da parte, no? Certo. Per cui ci sono dei virgolettati enormi in cui è lui direttamente a parlare, e quindi alla fine mi sono solo presa la libertà, diciamo, di scrivere direttamente a me quasi. Ma questa cosa è quasi mistica, diciamo, da un punto di vista della rimozione della propria storia. Per me questo ha rappresentato, all'inizio non avrei mai pensato, però invece ha rappresentato tutta una riscoperta, in particolare di questo territorio, che va via via estinguendosi, diciamo così, dalla conoscenza delle persone, non solo dalle persone molto giovani, ma anche dalle persone meno giovani. Stiamo vivendo una sorta di amnesia collettiva. Per cui per me è stato un atto abbastanza liberatorio da questo punto di vista, perché da Rocco Gatto fino a Peppe Valarioti, fino a Natale Bianchi, passando per chiunque veramente abbia ma proprio combattuto con le unghie e con i denti, ma anche passando per Sisi, per te che fai quello che stai facendo, cioè comunque esistono le stesse cose che esistevano negli anni 70-60, il problema è che noi le guardiamo con abbastanza cinismo e quindi non gli riconosciamo il valore che gli riconoscevamo negli anni 70-80. Per cui per me Mimmo, nella sua appunto assenza di mediazioni, ha rappresentato questa sorta di liberazione, nel senso che ancora qualcuno c'è e un luogo c'è. Io non lo so quanto durerà, però la liberazione, diciamo, è stata questa. Grazie a lui ho rifatto mie tutta una serie di esperienze che avevo sentito mie quando ero estremamente giovane, e che poi piano piano quel cinismo stava cominciando a prendere anche me. Due parole sul Riacin Festival, che inizia il pomeriggio di giovedì per concludersi in serata sabato con un grandissimo appuntamento. Vogliamo ricordare... Ah, c'era il sindaco Fuda. Prego. Non in maniera specifica su Mimmo, perché tra l'altro ci conosciamo un anno, mi dispiace che era malato stasera, io sono stato uno dei primi ad aiutarlo in queste operazioni. Io mi ricordo quando ero al Senato, dal Ministero dell'Interno mi hanno chiamato se era persona affidabile o meno, tant'è io subito dietro tutte le credenziali, poi l'ho chiamato e ho detto non fare pasticci, ma era il 2006, non fare pasticci se non mi ero il rapporto era quello che noi facevamo un'altra cosa. Mimmo l'ha bruciato tutta sta pubblicità, perché a un certo punto lui sarebbe stato tra i nominati in questa tornata elettorale, chiaro. E allora, dato che qualcuno si è preoccupato, hanno subito tolto dalla scena tutta questa questione. Povero Mimmo, solo per questo si è scatenato l'inferno, perché qua non solo che sono nominati, ma si usa la tecnica perché di selezionare i nominati, perché devono andare determinate persone. Lui sarebbe stato, anche se nominato, sarebbe stato eletto, parliamoci chiaro, perché è una persona che merita. Al di là di questa questione, una riflessione che sto facendo da tempo, e intanto noi, guarda, da Serena abbiamo 800-850 immigrati che hanno la residenza, e altri 850 io ritengo che siano abusivi, perché non si vedono, per la verità, perché abusivi ce ne abbiamo. La mattina c'ho una processione per chiedere residenza, no? Quindi significa che questi in qualche modo sono integrati, perché non le vedo arrestate, non le vedo da nessuna parte che danno fastidio, nessuno si lamenta, si vede che si sono integrati bene, poi mi risulta che lavorano e tutte queste questioni. Io la riflessione che facevo è questa: ho l'impressione che proprio su questa immigrazione, sia in Italia sia in Europa, non si vuole prendere atto che è uno scenario che è cambiato, che non può essere governato con l'impianto legislativo che ha governato la società fino ad oggi. E c'è questa situazione, Rosarno, se cacciamo gli immigrati là le arance si perdono, e se si perdono le arance è un'economia che muore. Allora la contraddizione più sciocca e più evidente è che la restano
continuano ad essere impiegate, utilizzate senza nessuna formalizzazione, cioè non so, non, nessuno MSF. Sono pagate per quattro. Tutto il dramma è se stanno nella capanna o stanno in una sede più pulita. Però il passo avanti per vedere come queste vengono utilizzate, perché tutti i proprietari la dicono con chiarezza: guardate, se queste ne vanno d'arancia, restano qua, nessuno le raccoglie. Questo problema da anni non viene affrontato, e da anni noi assistiamo tutti i canali televisivi continuamente che ci spiegano che ha risolto il problema di Rosanno, che ha due passi, e il problema di Rosanno lo risolvono facendo, mettendo delle tende nuove e abbandonando la vecchia tendopoli. Questa è la soluzione del problema di Rosanno, e questo lo dice il Ministero dell'Interno, perché là è cura del Ministero dell'Interno. Quindi noi continuiamo a prenderci in giro senza voler affrontare questo problema e cominciare a dare una collocazione a questa gente. Perché io la considerazione che facevo, guardate, è da anni che le campagne qua da noi sono abbandonate, ma la dico così, sono abbandonate, non le coltiva più nessuno, i ragazzi sono tutti laureati, cercano altri inserimenti, altri livelli, ma questa massa di gente che potrebbe lavorare per i fatti suoi in terre abbandonate, sostanzialmente qua noi riproduciamo il modello che noi abbiamo sostanzialmente nel dopoguerra, quando si è cominciato a gridare per le terre abbandonate e i contadini non le avevano. Io non dico che è una questione facile, perché dal punto di vista giuridico, se partiamo con le nostre norme, con le norme europee, fare questo rapporto, se non c'è una posizione politica, una scelta politica, non usciamo più. Però la questione che mi fa più impressione è che mentre l'attenzione, l'altro giorno mi dicevano, questa della capitaneria di porto, non vengono più con i gommoni, vengono con le barche a vela, perché quelle non sono rilavate dai radar. Tutte quelle che stanno arrivando qua a Roccella sono tutte con le barche a vela, perché non le rileva nessuno. Questa è la situazione. Non è solo il problema come attraverso il nuovo deportiamo, ma io ritengo, dato che questa non è una cosa occasionale, questa durerà chissà per quanto, ritengo che l'Europa soprattutto debba cominciare a vedere come inserire e come vedere, porre l'attenzione, io parlo di quelli che hanno la residenza qua, qualche parte lavorano, se stanno non ti chiedono niente, vogliamo vedere come si sono integrati, quali sono le necessità, che tipo di lavoro fanno, come regolamentare queste cose, non riportandoci all'epoca dello schiavismo, parliamoci chiaro, però dobbiamo cominciare a capire che qualche struttura, qualche impianto legislativo nostro è superato a livello anche europeo, dovremmo vedere come gestire questo, ma gestirlo seriamente, non ammazzandolo come stiamo ammazzando, o ammazzando chi li va a aiutare come il mimo Lucano che poteva dare fastidio in quel momento. Scusa Piero, no, volevo dire una cosa, sì, tu lo sai, il Movimento 5 Stelle aveva offerto il posto a Domenico, a Mimmo Lucano, e lui l'ha rifiutato, questo ufficiale, l'hanno detto l'assemblea di un mese fa, quindi... Il Movimento 5 Stelle è al governo, sostiene le politiche di Salvini... No, no, ma prima, quindi, no, voleva nominarlo, vabbè. No, non è... Fa intervenire il pubblico. Sì, prima del 4 marzo, no, anche adesso, devo dire la verità, ha ricevuto la visita di una deputata europea del Movimento 5 Stelle, sì, che però non ha, come dire, tradotto in proposta politica parlamentare il sostegno che voleva dimostrare di manifestare a Lucano e all'esperienza, anche perché francamente vedere i 5 Stelle che contrastano il ministro Salvini mi pare francamente un po' difficile in questo periodo, mi pare. Come? Guarda, sì, fare fuori. Qua tutti i candidati per la sinistra dovevano essere, che potevano essere candidati, Vincenzo Linarello e Mimmo Lucano. Vincenzo ha parlato con me a lungo, io ho pressato perché si candidasse. Lui ha fatto una scelta, se io mi candido per il lavoro che ho fatto fino adesso, ed è uno di quelli che ha rifiutato a livello di segreteria nazionale. E Mimmo Lucano, quando hanno visto stagiare, non è nervoso per Linarello. Prima che andasse avanti il discorso hanno ammazzato Lucano. Non di 5 Stelle, eccetera. Lo corteggiavano tutti. La grossa sciocchezza l'ha commessa Liberi Uguali con Mimmo Lucano, che non l'ha voluto candidarlo
come antitesi al ministro Minniti e avrebbe dovuto inseguire il ministro Minniti e candidarlo nel collegio dove si candidava Minniti, e cioè a Pescara. Questo avrebbe dovuto fare Libero Uguali per combattere una battaglia politica seria. Purtroppo anche Libero Uguale ha fatto una battaglia per 15 posti e Ma gli ha... Che adesso si sono pure le preventive per soldi non pagati, quindi non ne parliamo questo. Io provo, buonasera, provo a uscire dalle personalizzazioni, anche perché credo che il primo a non amare il culto della personalità sono qui, sì, sono io. Che a non desiderare questo culto della personalità è proprio lui, è proprio Mimmo Lucano. Quindi usciamo, allarghiamo un po' la visione, la visuale. Se il sistema pace è un sistema che funziona, e lo dicono tutti, lo diciamo tutti, che funziona, non è solo un modello di accoglienza, è anche, lo abbiamo sentito anche stasera, un modello di sviluppo, allora la domanda sorge spontanea: come mai questo sistema e questo modello non viene esportato e non viene quindi duplicato in 10, 100, 1000 riace? Questa è la domanda. Non ho la risposta a questa domanda, nel senso che posso dirti come sto leggendo quello che succede, no? Quello che sta succedendo oggi è che non solo non viene esportato, anche se poi il copia e incolla in situazioni come queste non può funzionare, no? Quello che potrebbe funzionare è appunto la concezione. Riace, il sistema Riace necessita di una formula che è un po', diciamo, l'abbattimento della burocrazia. I nuovi regolamenti SPRAR vanno esattamente nella direzione opposta, cioè la burocrazia è aumentata a livelli mai visti veramente. Per cui quello che posso dirti è che quello che è fondamentale è che ci sia la volontà politica per esportare modelli di questo tipo, ma una volontà politica che, alla luce di quello che diceva pure Sisi prima, non necessita di un intervento dall'alto del governo, cioè basterebbe avere una rete di 100 o 200 comuni che fanno quello che fa Riace. Il problema è che questo movimento, diciamo, dal basso verso l'alto non si struttura, più che non si organizza. Prende esempio, pratica piccole parti, come è stato fatto anche qua intorno, però in maniera del tutto spontanea questa cosa non accade, e questa però è solo la mia spiegazione. Questo non accade, non può accadere, perché il livello di pressione degli enti governativi su chi gestisce progetti di accoglienza è talmente alto che molto spesso i comuni e i sindaci non si possono permettere, le amministrazioni, di sopportare questo carico e queste pressioni. Ci sono paesi come Riace, come altri paesi, in particolare in Sicilia, ma anche in Puglia, ma anche in Campania, che hanno fatto questa scelta che è quasi una missione, per cui il fenomeno migratorio in linea di massima diventa il punto numero uno nell'agenda delle priorità di quel comune. Ma non si può chiedere alle comunità, ai sindaci d'amblè, di fare diventare questo il punto numero uno. C'è un pezzo di uno scambio telefonico tra due nella vicenda di Mafia Capitale. Uno dice all'altro che con i migranti si guadagna più che con la cocaina. Sembrerà un paradosso, ma Mimmo Lucano è uno di quelli che sostiene da anni che 35 euro al giorno per ogni migrante sono troppi, perché attorno a questi 35 euro si scatenano appetiti straordinari. Quando gli è stato detto che il ministro Salvini vorrebbe far scendere a 20 euro la cifra per il sostegno di ogni migrante, lui ha ritenuto che quella fosse una cifra equa, con la quale si possono fare grandi cose. È vero che gli SPRAR a livello nazionale, una larga fetta di SPRAR ha mostrato una faccia molto molto negativa. Gli aspetti giudiziari che spuntano sono solo la punta di un iceberg, ma attorno alla gestione dei migranti ci sono affari colossali. Sono 5 miliardi all'anno, non è una cifra
da poco, insomma sono tanti soldi, sono un fiume di denaro. E il punto, la domanda invece è perché si vuole distruggere Riace e non Rosarno, ecco. Perché Rosarno sta lì e a nessuno viene lo scandalo e lo sconcerto e nessuno si sogna di alzare un dito per sconvolgere, perché è una cosa sconvolgente quella di Rosarno, no? E invece su Riace tutta questa attenzione e questa metodica, organizzata, concertata, coordinata attività istituzionale di demolizione. Badate che per sei mesi un colonnello della Guardia di Finanza, un capitano, due marescialli e 20 finanzieri hanno per sei mesi spulciato tra le carte del comune di Riace per trovare i reati di cui si era macchiato il sindaco Lucca. Per sei mesi, in Calabria, non in Valle d'Aosta. In Calabria, non in Valle d'Aosta. Un colonnello della Guardia di Finanza impiegato a trovare qualche pezzo di carta a sostegno di qualche accusa. Allora, l'obiettivo è chiaro. Se si va a cercare negli SPRAR i distribuiti nella nazione, ha voglia di cosa si trova. E gli albergatori sono i principali sostenitori dell'ospitalità dei migranti nei loro alberghi, perché così ce li hanno occupati per tutto l'anno e invece di averceli occupati solo 15 giorni d'estate. E questo è il punto. Il progetto Riace è molto pericoloso rispetto a Rosarno, perché a Rosarno c'è un giro economico e là si può spiegare. Questo ha fatto questa accoglienza senza che ci fosse dietro le spalle il giro economico di Rosarno. Con queste spalle tutti i sindaci che vanno vengono visti dalle prefetture come persone che vogliono rubare, perché c'è un interesse economico e quindi c'è chi si mette da parte e quindi non va a seguire, a rispondere alle chiamate. Qua si poteva fare una cosa su Riace e io l'avevo tentata, fare un coordinamento che doveva essere affidato a Mimuca, perché lui l'esperienza l'aveva fatta, lui l'aveva assegnata, non voglio dire chi. Abbiamo dovuto chiudere il discorso perché ognuno se ne tiene più capace, più intelligente, e infatti i risultati sono questi. Questo per dirti perché non si fanno. Chiede perché non si fanno. Non lo vogliono fare. Bene, se non ci sono altri interventi da parte del pubblico, io... Poi diventa accanimento terapeutico, cosa. Direi di reiterare la richiesta a Tiziana di anticipare i temi principali che saranno trattati a Riace in Festival. Giusto, intanto domani, che è 1 agosto, c'è un'anteprima, diciamo, con alcune presentazioni di libri e fumetti. Il 2 di agosto comincia invece, diciamo, il vero e proprio festival. Non faccio l'elenco, diciamo, completo, dico alcuni degli incontri che ci saranno. Il pomeriggio, con grazie alla tua libreria, ci sarà un momento abbastanza letterario con 3 presentazioni fatte in contemporanea. Poi la sera ci sarà Boubacar Soumaoro con Alexis Zanotelli. E poi, diciamo così, sarà, come sempre, Riace in Festival sarà un appuntamento prevalentemente politico, vedrà pochi concerti, diciamo, è un solo spettacolo teatrale. E trovate il programma pressoché dappertutto. L'unico su cui, diciamo, chiudo è l'appuntamento del 5 agosto, che è domenica, dove non a caso si terrà un evento culturale, ma anche musicale e teatrale, con le varie comunità rom, che si chiama Salvini Uno di Noi. Appuntamento dunque a Riace. Noi ringraziamo per la piacevole serata Alberto Gatto, regista di Men Rouge, Sisi Napoli.
anima dell'ambulatorio di Cimuela Riace, Tiziana Barillà, autrice di Mimì Capatosta. L'appuntamento a domani lo darà il nostro presidente con un altro argomento importantissimo, un libro sul reddito di cittadinanza, un'analisi critica, scientifica, accademia su questa promessa tuttora non realizzata. Chiaramente venite con le domande domani, non le avete tirate fuori oggi, le tirerete domani. Ci vediamo qua domani alle 21.30 per iniziare alle 10. Grazie a tutti, buona serata. Ok, per il consiglio, ma chi veramente è pregato.